è un parco importantissimo dal punto di vista storico, culturale e sociale, a 2 minuti dalla città di Arezzo, un polmone verde, una risorsa preziosa per la città di Arezzo. Noi cerchiamo di renderli vivi costantemente, questi posti, ma c'è bisogno che siano ancora più vissuti, perché appunto siamo tanti e i cittadini devono sentirlo come uno spazio proprio. Il nome scelto infatti è Vivi il Pionta, 2 giorni ricchi di iniziative, il 1° e il 2 maggio, per valorizzare il parco come presidio culturale, un evento di festa e rigenerazione sociale urbana in un luogo ricco di memorie storiche, culturali e sociali per la città, che quest'anno si arricchisce di una nuova iniziativa grazie alla collaborazione con l'associazione Sosta Palmizzi, Semilita Atelier e al contributo degli studenti del liceo Piero della Francesca. Ci deve essere una interazione, un dialogo costante che l'università deve sapere in qualche modo anche innescare con le scuole, con gli studenti che hanno tanta creatività da offrire. Le panchine le vedremo il giorno del convegno, panchine progettate dagli studenti con delle proposte anche davvero molto innovative. Partner dell'iniziativa Isia Firenze e Chille della Balanza. Il design effettivamente è uno degli strumenti che può lavorare su progetti di questo tipo, quindi su progetti che abbiano una natura sociale e civica, e come appunto istituto è anche la strada verso cui vogliamo poi tendere. Sono dei luoghi molto belli che hanno anche vissuto una sospensione nel tempo, quindi hanno anche una specie di purezza dentro, ma al tempo stesso sono diventati purtroppo spesso luoghi tra virgolette abbandonati. Arezzo è ricca di iniziative, però sono spesso scoordinate tra loro. Bisogna che il luogo acquisti una centralità nella realtà cittadina. Perché ciò avvenga occorre un presidio culturale permanente e occorre capire dove si va.